L'alluvione, i suoi danni restano in primo piano ancora una volta nel dibattito politico in Toscana ed è inevitabile che sia così. Se ne parla anche quando qui in Consiglio regionale si discute della nuova, della terza variazione di bilancio. Le misure inizialmente previste nel provvedimento certo non potevano tenerne conto e molti così hanno chiesto che una parte consistente di questa variazione finisse subito a famiglie e imprese danneggiate. Il presidente della Giunta, che è anche commissario per l'emergenza, presenta una serie di emendamenti che valgono 25 milioni, ma le opposizioni insorgono. Quei soldi non sono in questa variazione di bilancio. Intanto il Consiglio regionale, con l'avanzo del proprio bilancio interno, certo molto più ridotto, mette a disposizione 1,7 milioni per finalità come queste. Ci sono dunque le condizioni per aiutare anche gli alluvionati. Pur essendo tutti d'accordo su questo obiettivo, il dibattito è stato molto vivace. Scopriremo perché. Verremo poi insieme, in sintesi, gli altri argomenti al centro della seduta, dunque parleremo del sì unanime al programma di attività del Corecom, del voto a maggioranza a favore dei bilanci del Parco delle Apuane e di quello di San Rossore, oltre che dell'ARPAT, ok anche ai bilanci di Anteacque Umbre Toscana e di Artea, stop invece a nuovi impianti crematori in Toscana e anche nuove regole per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alle persone. Il 30 novembre è il giorno della festa della Toscana e in primo piano i diritti. L'iniziativa, lo ricordiamo, nasce per celebrare l'abolizione della pena di morte in Toscana a fine Settecento, ma quest'anno, nel centenario della nascita, al centro c'è anche la figura del priore di Barbiana, Don Lorenzo Milani. In primo piano, in questi giorni, c'è la lotta alla violenza di genere. Dopo gli ultimi drammatici fatti e in occasione della giornata internazionale del 25 novembre, i consiglieri si fermano e riflettono. Sono state tante anche quest'anno le manifestazioni in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un tema riportato al centro dell'attenzione con drammaticità dai fatti di questi giorni, soprattutto dal brutale assassinio di Giulia Cecchettin. I consiglieri si fermano per un minuto di rumore, sì, di rumore, non di silenzio, e al nostro microfono dicono la loro. Cominciamo dal parere di una consigliera che è anche medico del pronto soccorso. Sono stata spesso a contatto di quelli che sono i maltrattamenti domestici. Ho fatto parte del Codice Rosa, venendo dalla provincia di Grosseto, quello è stato il primo nucleo del Codice Rosa, che poi si è ampliato e che è stato esportato come modello in tutto il mondo. E ho conosciuto donne che per un pugno hanno avuto la mandibola rotta, donne che per uno strattone hanno avuto il polso rotto, e devo dire la verità che molto spesso, specie se si parla di località più piccole, magari più che l'abuso e per fortuna più che il femminicidio, quello che succede più frequentemente è il maltrattamento. E oserei dire che il problema comincia da lì. Quindi intanto riconosciamo i segni di chi sta accanto a noi. E quando un uomo si accorge di avere una rabbia intensa verso quella che è la propria compagna e le sue abitudini, deve sapere che ci sono dei centri per gli uomini maltrattanti. La condanna della violenza naturalmente è unanime, si tratta però di pensare alla prevenzione, perché fatti così non accadano più. Possono essere mille leggi, decreti, si possono inasprire le pene, ma nulla sostituirà una cultura del rispetto della persona che è indispensabile e che senza la quale non ci può essere nessuna legge e nessuna costrizione che possa insegnare alle persone, agli uomini, ma vale per tutti quanti, il rispetto del prossimo. Il femminicidio è un delitto orribile perché è contrario all'umanità e soprattutto la cosa più terribile è che è il frutto malato di una società che non, come è stato detto, non vede e non deve vedere in queste persone dei mostri, delle persone che sono isolate, che quindi in qualche modo vanno contenute. Perché lo ripeto ancora, ciò che avviene, lo stalking, i maltrattamenti delle donne, è il frutto malato di una società che non riesce a considerare le due metà del cielo
equidistanti e soprattutto alla pari. Le scarpe rosse al centro dell'aula, l'illuminazione del palazzo di colore rosso sono dei segnali che noi annualmente facciamo nella settimana che ci porta al 25 di novembre. Quest'anno un significato particolare, motivo per il quale il Consiglio regionale ha voluto urlare, non stare in silenzio e manifestare la propria contrarietà e manifestare tutta la propria vicinanza a tutte le donne. Per questo siamo stati impegnati nel ricordare accanto a noi e tenere quella sedia accanto a noi, come se oggi Giulia fosse presente nel nostro Consiglio regionale. Parte del dibattito politico gira attorno al concetto di cultura patriarcale che starebbe dietro o comunque ad un atteggiamento di superiorità del maschio, degli uomini. Non tutti però la vedono allo stesso modo. La famiglia sicuramente è un caposaldo su cui oggi, onestamente, quando sento parlare di rimettere in discussione il patriarcato, ho qualche dubbio, perché molto spesso quella famiglia arcaica, quella famiglia che rappresentava dei valori, delle tradizioni, che oggi appunto viene liquidato con la nozione di semplice patriarcato, un tempo rappresentava forse un nucleo di valori, un nucleo di principi che forse si sono persi nel tempo e che forse oggi credo dovremmo recuperare, anziché, come dire, andare a trovare un capro espiratorio, ripeto, non rendendoci conto invece che lo sfaldamento anche della famiglia ha contribuito anche a sfaldare certi valori e certi punti di riferimento. Si discute della terza e ultima variazione del bilancio regionale per quest'anno e collegata della modifica alla nota di aggiornamento del documento regionale di economia e finanza. Il nodo è quello delle risorse perché ha subito danni dall'alluvione. Adesso, dice il presidente della Giunta Giani, ci sono 25 milioni per questo scopo. Risponde così alle tante sollecitazioni, dice lo stesso Giani, arrivate da maggioranza e opposizione, di fare il più possibile subito e poi di fare ancora di più dopo nel bilancio di previsione che sarà discusso a dicembre. Agli alluvionati non solo verranno destinati questi 25 milioni che abbiamo previsti ora in questa variazione, in realtà stiamo già discutendo e sarà al centro del dibattito della Regione nel mese di dicembre il bilancio di previsione che approveremo prima di Natale, quindi da qui a un mese, e in quel bilancio di previsione ci saranno ancora consistenti misure, perché al di là di quello che dà lo Stato, la Regione nell'ambito di risorse molto minori rispetto a quello che può avere uno Stato, ma farà fino in fondo la sua parte. Dal centrodestra c'era stata una richiesta pressante di intervenire immediatamente, stornando una serie di risorse già destinate per altri scopi già in questa variazione di bilancio. E alla fine i capigruppo commentano con durezza le dichiarazioni di Giani. Eravamo pronti e ci siamo riuniti, abbiamo chiesto anche una sospensione nel ritirare i nostri emendamenti, essendo felici, perché noi eravamo felici, del fatto che il governatore e la Regione Toscana avesse trovato 25 milioni di euro a disposizione per famiglie, imprese e comuni alluvionati. Ci siamo riuniti, ci siamo messi a leggere gli emendamenti, abbiamo avuto anche un confronto tecnico e abbiamo scoperto che questi 25 milioni non ci sono. Sono un atto collegato al documento economico finanziario regionale, quindi buoni intenti, un atto politico che avremmo potuto fare anche noi come opposizione, che avrebbe potuto presentare anche il Partito Democratico, ma siamo veramente arrabbiati, indignati che si continui a speculare sulla pelle dei cittadini, delle imprese e delle famiglie alluvionate. Ha detto una bugia, ha mentito ai toscani, perché nel bilancio che oggi noi andiamo ad approvare non c'è un centesimo, e sfido il presidente Giani a dimostrare il contrario, non c'è un centesimo a disposizione delle famiglie toscane. Ci sono ad oggi 6-7 milioni di euro accessibili alle imprese agricole che hanno subito danni. Punto. Punto. Allora, si può fare politica in tante maniere. Si può fare politica, si possono avere idee diverse in politica, ci si può confrontare sui diversi approcci, sui diversi modi di erogare questo tipo di ristori, ma non si possono prendere in giro le persone. Noi ci siamo trovati una variazione di 68 milioni di euro su soldi sulla sanità, Lisa. Per quelli lì li hanno trovate le risorse, si mettono all'opera, studiano, fanno stare i loro tecnici anche tutta la notte e i soldi per gli alluvionati non ci sono. No. È la più grave crisi economica che questa regione abbia mai vissuto dal dopoguerra ad oggi. Se non partiamo da questo presupposto, e non è paragonabile nemmeno
al Covid, perché nel Covid erano tutti fermi. Fermi, certo. Oggi non sono tutti fermi, le nostre imprese, le imprese sono ferme e le imprese del resto del mondo vanno avanti. Certo. C'è una filiera produttiva massacrata. Il botta e risposta naturalmente coinvolge anche i capigruppo di PD e Italia Viva, che insieme formano la maggioranza che sostiene Gianni e la sua giunta. Con gli emendamenti che il Presidente Gianni ha presentato al documento di economia e finanza ci sono degli impegni precisi per quanto riguarda l'utilizzo di alcuni residui del FESR, per quanto riguarda il fondo di sviluppo rurale, quindi per le imprese artigiane, industriali e per quanto riguarda le imprese agricole. C'è un impegno per quanto riguarda il ristoro anche dei danni subiti dai cittadini. Tutto questo è un impegno fissato nel documento di economia e finanza, appunto, che troverà allocazione nel prossimo bilancio. Averlo messo ora sarebbe stato inutile, perché non ci sono modalità e leggi che consentano la distribuzione e l'attribuzione. Una variazione di bilancio che Italia Viva ha sostenuto con convinzione, un equilibrio dei conti che è fondamentale, mette in sicurezza i conti del 2023, soprattutto mette in sicurezza i conti della sanità, nella quale bisogna anche migliorare rispetto ai livelli di erogazione dei servizi, mette in sicurezza alcune risorse importanti per quanto riguarda le amministrazioni locali e soprattutto inizia ad investire delle risorse importanti per quei territori che sono stati alluvionati. Quindi una variazione di bilancio importante, un equilibrio dei conti che dimostra ancora una volta che la battaglia di Italia Viva di tenere i conti in equilibrio della Regione Toscana si può fare senza aumentare le tasse. Duro invece il commento della capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, dice che è stato un colpo di teatro quello di Gianni, che annuncia una legge senza precisare da dove vengono quei soldi e ipotizza il coinvolgimento di Fidi, che però, sono parole sue, è stata inserita in un percorso di vendita. Ma la variazione in sé cosa prevede? Lo ha spiegato in aula il presidente della Commissione Bilancio, Giacomo Bugliani. Vale 32 milioni intanto. 10 sono quota parte del pagamento della rata del mutuo da 47 milioni e mezzo per ripianare il debito sanitario, 6,5 per il fondo di riserva regionale, 12,5 per la cultura. Del documento economico e finanziario regionale sono stati aggiornati tutti i quadri finanziari dei 29 progetti. Una manovra che tiene conto da una parte delle esigenze generali della regione, soprattutto per quanto riguarda la buona tenuta dei conti della regione stessa, dall'altra parte però una manovra che non rinuncia a dare risposte concrete ai territori e al bisogno di sostegno che sempre più spesso i comuni reclamano. L'ultimo commento che registriamo è quello del Presidente del Consiglio regionale. Per noi questa variazione di bilancio è importante anche per dare un primo segnale forte, importante a chi sta soffrendo, alle imprese alluvionate, alle famiglie che hanno perso la propria casa. In questa variazione di bilancio noi decidiamo di destinare 6 milioni di euro a fondo perduto alle famiglie, 6 alle imprese, 7 milioni alle imprese agricole, e facciamo accesso, io l'ho chiesto da subito nei primi giorni dell'alluvione, al Fondo di Solidarietà Europeo per 50 milioni di euro. La stessa richiesta, la stessa osservazione porterò al Comitato delle Regioni della prossima settimana a Bruxelles. Noi abbiamo bisogno dell'Europa, è importante che l'Europa torni ad essere vicina ai cittadini e può farlo anche dando risposte e segnali concreti in poche settimane, in 12 settimane. D'altro canto però facciamo un appello anche al governo che stanzi subito tutte le risorse che servono. Anche il Consiglio regionale ha il suo tesoretto, è di 1,7 milioni, è l'avanzo di bilancio che ora potrà essere destinato anche a risarcire, naturalmente solo in parte, i danni dell'alluvione. Ma il dibattito a tratti è stato aspro. Vediamo perché.
Cominciamo dalla fine, dall'esito del voto sull'ottava variazione del bilancio interno del Consiglio. I sì sono quelli di PD e Italia Viva. Votano contro Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Si astiene il gruppo di Fratelli d'Italia, non partecipa la Lega. Qual era la natura del provvedimento? Perché, se tutti sono d'accordo, certo, ad intervenire con questi fondi per l'alluvione, c'è stata divisione in aula? Partiamo dalle ragioni della maggioranza. Se tutti avessero votato come ha fatto il gruppo di Forza Italia, vale a dire contrario alla variazione di bilancio, neanche un euro di quell'avanzo domani potrebbe essere destinato ai danni dell'alluvione. Neanche le altre opposizioni hanno seguito il gruppo di Forza Italia, perché hanno avuto il pudore o di astenersi o di non partecipare al voto. Quindi rivendichiamo con forza il fatto concreto che l'ufficio di presidenza potrà discutere come destinare queste risorse, e ovviamente moltissime di queste a risarcire i danni dell'alluvione, grazie al voto della sola maggioranza. La polemica di oggi è solamente strumentale: noi dovevamo solamente allocare le risorse e spenderle in conto capitale o in parte corrente. La decisione avverrà con una legge che deve avvenire nelle prossime settimane, ed è evidente che le risorse verranno destinate a favore di quelle popolazioni e soprattutto dei comuni. Noi abbiamo una competenza specifica, possiamo relazionarci con i comuni, saranno loro poi a definire come utilizzare quelle risorse. Quello che noi e la Toscana in particolar modo deve chiedere è il governo di non rinviare più le risorse, di inviarle in Toscana. I danni sono altissimi, si parla di miliardi, non più di milioni, e come tale il governo non può voltarsi dall'altra parte. Il contrasto più duro c'è con Forza Italia. Noi diciamo quel tesoretto lì deve andare agli alluvionati. Il centro-sinistra ci continua a dire no, di quel tesoretto lì soltanto 1 milione, 1 milione e 200 deve andare agli alluvionati e 500 mila euro, 400 mila euro devono andare per la ricorrenza degli 80 anni della liberazione dal nazifascismo. Noi pensiamo che quella ricorrenza lì, per quanto riguarda Forza Italia, per quanto riguarda il sottoscritto, che ha sempre partecipato al 25 aprile, all'8 d'agosto, alle liberazioni, a tutte le liberazioni, che è andata a Sant'Anna di Stazzema, sia essenziale ricordarlo. Ma questo è un momento difficile, è un momento dove le imprese hanno perso tutto, 4 miliardi di euro di danni in Toscana, e noi si mette 500 mila su una ricorrenza che, seppur importante, ma che in questo momento, per quanto ci riguarda, doveva essere, come dire, considerata in maniera diversa. Fra l'altro abbiamo anche detto un'altra cosa: mettiamo tutto l'avanzo di amministrazione lì e usiamo i 300 mila euro della festa della Toscana del prossimo anno. Quest'anno è intitolata a Don Milani. Il prossimo anno intitoliamola agli 80 anni della ricorrenza. Abbiamo 300 mila euro già nel bilancio previsionale. Del prossimo anno usiamo quei soldi lì per la ricorrenza. Ma anche i 5 Stelle dicono no, più sul metodo che nel merito. Sentiamo la capogruppo. Se una formulazione perché possano andare a questa emergenza che ha colpito la Toscana ci potesse essere, è giusto che vadano in questo modo. Purtroppo la gestione della variazione del bilancio del Consiglio regionale, e si è visto anche dal dibattito e dalla discussione aspra che c'è stato, è sempre più una spartizione di quote, di cifre, che avviene fra presenti all'ufficio di presidenza, dove sono presenti tutti, persino il monocellulare Forza Italia, tranne il Movimento 5 Stelle, che da 10 anni viene tenuto sia dalla maggioranza che dalle opposizioni fuori dall'ufficio di presidenza, dove avvengono anche queste spartizioni. La nostra contrarietà quindi sta fondamentalmente in questo merito. Saremo ben contenti di votare a favore se troveranno il modo di mandare interamente quel denaro ai colpiti dall'alluvione. Non chiudono le porte del tutto alla maggioranza né i consiglieri di Fratelli d'Italia né quelli della Lega. I consiglieri di Fratelli d'Italia si sono astenuti. La Lega non ha partecipato al voto. Quella in approvazione, fanno notare, è ancora una questione tecnica sulla destinazione delle risorse. Sono decisi comunque a farsi valere. Abbiamo fatto un voto d'astensione in attesa della vera discussione che ci sarà nelle prossime settimane, ovvero a che cosa destinare 1.700.000 euro di avanzo del Consiglio regionale. Fratelli d'Italia su questo ha le idee molto chiare. Noi pensiamo che, essendo una cifra in avanzo, cioè quello che è avanzato rispetto alle funzioni del Consiglio regionale, debba essere destinata per l'intero a sostegno, ad alleviare le sofferenze delle popolazioni, delle famiglie, delle imprese colpite dagli eventi calamitosi di inizio novembre. È una vicenda epocale, paragonabile purtroppo probabilmente soltanto all'alluvione di Firenze degli anni 60. Rispetto a questo ci vuole una iniziativa straordinaria. Il momento ci siamo, ecco,
collocati in una posizione di attesa per vedere cosa concretamente si potrà fare nelle prossime settimane negli uffici di presidenza. Dobbiamo trovare una soluzione che possa, ecco, davvero tenere conto delle varie esigenze. E questo è successo in Consiglio regionale, ma oggi è soltanto una tappa di un percorso che dovrà essere compiuto nelle prossime settimane. In estrema sintesi e per titoli, i bilanci approvati sono stati quelli di Artea, di Ente Acque Umbre Toscane, dei parchi delle Apuane di Minerino, San Rossore e Massaciuccoli, di ARPA, tutti a maggioranza. Ci sono poi due decisioni che attengono alle deleghe della Commissione Sanità e Politiche Sociali. Una, quella sull'accreditamento delle strutture e servizi alle persone, fanno eccezione gli operatori individuali che sono tenuti solo al possesso dei requisiti specifici, e le norme prevedono anche un'indennità per i valutatori. L'altra riguarda gli impianti crematori. Adesso c'è una moratoria, per 12 mesi non sarà consentita la realizzazione di nuovi impianti crematori ad eccezione di quelli già autorizzati dai comuni, e dunque di cui è stato già approvato il progetto di costruzione. Gli impianti attuali, commenta il presidente della commissione, sono sufficienti. In Consiglio regionale si è parlato anche dell'attività del CoReCom, il Comitato regionale per le comunicazioni, che intanto prosegue il suo viaggio nei territori. Ultima tappa, e la vediamo, a Livorno. Ecco le nostre immagini della terza tappa di CoReCom Tour, dopo quelle di Prato e Pistoia. Presenti la Presidente della Provincia e il Sindaco del Capoluogo, ed ecco le parole del Presidente Marco Meacci e della Consigliera Carlotta Agostini. E ci sembra doveroso e importante far conoscere le funzioni del CoReCom della Regione Toscana, le attività di vigilanza, di controllo sul sistema radiotelevisivo, ma anche le tante attività che vengono svolte. Penso per esempio a tutto il lavoro che viene fatto nelle scuole medie con il patentino digitale, per dare le competenze digitali ai ragazzi in modo da navigare in modo più sicuro, più responsabile, più appropriato con questi strumenti. E poi per tanti altri servizi, penso per esempio al grande lavoro che il CoReCom svolge di conciliazione tra le utenze e i gestori delle compagnie telefoniche e delle telecomunicazioni. C'è sempre più bisogno di essere preparati, soprattutto per i nostri giovani, per stare sui social, per sapere quello che affrontano stando sui social, e quindi per imparare che sì, quella è realtà, ma che ci vogliono i mezzi per saperla gestire. Proprio poche ore prima in Consiglio regionale era stato approvato un documento sul programma di attività del CoReCom per il prossimo anno. Il voto è stato unanime di tutti i consiglieri presenti e di tutti i gruppi. Obiettivo prioritario: favorire l'educazione digitale. Il progetto del patentino digitale va proprio in questa direzione, e noi quest'anno abbiamo organizzato il primo patentino day, che abbiamo chiamato così, che sarà il 4 dicembre all'Istituto degli Innocenti, dove faremo una sorta di restituzione pubblica di tutto il lavoro che svolgiamo insieme alle scuole della Toscana su un tema così cruciale. La prossima settimana vedremo anche i premiati di Toscana e Spot 2024, il concorso video che quest'anno è stato dedicato proprio alle dipendenze, anzi indipendenze digitali. Volontari del cuore in azione con i defibrillatori anche qui a Palazzo del Pegaso sono quelli dell'associazione Siena Cuore, che anche quest'anno assegnano i premi a chi ha salvato vite con il defibrillatore, e per l'occasione fanno una piccola ma efficacissima dimostrazione qui. E poi emergono le tradizioni più antiche dei pastori della Lunigiana in questo libro di Luigino Ferrari, che si intitola La Luna di Maggio e i pastori della Valle del Tavarone. L'autore, che ha condotto un'ampia e approfondita ricerca sugli ultimi 150 anni, descrive in particolare la transumanza, quasi si commuove. Il libro richiama questo modo di vivere, questo modo di essere. Questi pastori transumavano in Maremma, Castiglione della Pescaia, Piandalma, cioè praticamente tutte le realtà della Maremma toscana. Sono state le sentinelle di questo territorio, sentinelle purtroppo che non esistono più. Non esistono più perché il mondo ha voluto cambiare pagina e ha dato a loro delle possibilità diverse. Il lavoro che li impegnava
24 ore al giorno, possiamo dire, è stato scambiato con altri tipi di lavoro. Forse hanno perso la loro libertà, quella libertà che hanno sempre trovato, che hanno sempre cercato, e hanno perso anche forse il parlare con la luna, il parlare con le stelle. Questo sicuramente non l'hanno più potuto fare. La favola musicale Pierino e il lupo in scena al Teatro Moderno di Grosseto il 15 marzo 2024 avrà uno scopo benefico: raccogliere fondi per la Fondazione Meyer. La voce narrante sarà d'eccezione, l'attore Stefano Fresi. Con largo anticipo l'evento è stato presentato. Beh, è molto nobile, perché insomma mettere la musica a servizio della beneficenza, e soprattutto una beneficenza indirizzata al Meyer, che è una fondazione straordinaria. Siamo molto molto felici che le note possano servire anche a questo, insomma a curare tutti quelli che le sentono poi queste note in maniera profonda e non soltanto lo spirito, ecco. Lei è la voce, dove sta la bellezza di questa rappresentazione specifica di Pierino? Beh, intanto è una favola, è diretta da un direttore moderno e divertentissimo, che è un competentissimo cartone animato, Enrico Melozzi, uno straordinario musicista, ma è anche un personaggio straordinario. E Pierino e il lupo è una favola che è assolutamente moderna, è ancora attualissima, e raccontare come la musica può raccontare tutti i personaggi e tutte le sensazioni dei personaggi è straordinario. Insomma. Noi è una grande opportunità come Consiglio regionale della Toscana poter promuovere questa iniziativa, ovviamente di beneficenza, in cui ricavato andrà alla Fondazione Meyer, ma soprattutto un valore di carattere culturale, un'opportunità, e quindi il Consiglio regionale si presta fondamentalmente per accogliere iniziative di tal livello. Tutti gli altri eventi che si svolgono o sono presentati a Palazzo del Pegaso sono ogni giorno nei nostri telegiornali, e avrete visto anche la presentazione dell'edizione 2023 della Festa della Toscana. Come sempre, tante manifestazioni sui territori e un appuntamento centrale a Firenze. L'idea, spiegano dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è quella di affiancare al ricordo di ciò che è stato una riflessione su un tema attuale. Stavolta così si lega ai 100 anni dalla nascita di Don Milani, con il suo motto "I care, mi interessa" e i suoi insegnamenti sempre molto validi. Il 30 novembre ci sarà la seduta solenne del Consiglio regionale al Teatro della Compagnia a Firenze. Sono stati invitati i sindaci di tutti i comuni e i ragazzi delle scuole. Interverranno la Presidente della Corte Costituzionale Sciarra, la Presidente del Comitato delle Celebrazioni per il Centenario di Don Milani Bindi, il Cardinale Giuseppe Petorio, Arcivescovo di Firenze, il Rabbino Capo di Firenze Gad Fernando Piperno e l'imam di Firenze Izzedine Elzir. E poi un grande pensiero naturalmente in questa occasione andrà alle famiglie e alle imprese colpite dall'alluvione. State su Granducato giovedì e poi anche venerdì sera, prima nei telegiornali, poi in Regionando, vedremo le immagini e ascolteremo le interviste che realizzeremo per questa Festa della Toscana.